sui voucher non ci deve essere uno scontro ideologico. Una garanzia l'avranno sempre tutti i cittadini, soprattutto i più giovani di questo paese. Io non voglio, da ministro del lavoro, reintrodurre i voucher per creare liberalizzazioni selvagge dei voucher e sfruttamento. Quindi, se l'introduzione dei voucher ci sarà legata a specifiche mansioni, a numeri di dipendenti contenuti per periodi limitati e per un ammontare ore limitato. Quindi non esiste liberalizzazione selvaggia di voucher, e su questo troverete sempre un argine in me, ma in tutto il governo, perché tutto il governo è d'accordo a non creare liberalizzazioni selvagge. E non credo neanche, perché qui si sta facendo passare gli imprenditori italiani per quelli che vogliono sfruttare i ragazzi con i voucher. Qui stiamo cercando di trovare una norma affinché i furbi non possano farla franca, ma chi ne ha bisogno realmente, con onestà, perché ha dei picchi di produzione o dei picchi di clientela, li possa utilizzare in maniera oculata.